È la prima unione civile che celebro, tanti giri, tanti viaggi in tutta l'Italia, dopo una discussione forte che ha scosso il nostro paese, la prima unione civile che io potessi celebrare appunto dovesse avere una valenza simbolica. Giorgio e Michele saranno una famiglia uguale alla mia, che sono un'eterosessuale sposata, e questo è il senso della mia presenza qui oggi. E lei Giorgio Zinno? Sì. E lei Michele Ferrante? Sì. Siete comparsi davanti a me per la costituzione della vostra unione civile? Sì. Sì. Lei, signor Giorgio Zinno, intende costituire un'unione civile con il qui presente Michele Ferrante? Sì. E lei, Michele Ferrante, intende costituire un'unione civile con il qui presente Giorgio Zinno? Sì. In nome della legge li dichiaro uniti civilmente. Oggi finalmente il nostro legame è legalizzato e riconosciuto da tutti, ed io prometto a te e a tutti di esserti accanto ancora e per sempre nel lungo cammino che ci attende. Ti amo tanto, 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 tanto. Felicità, felicità di poter finalmente chiamare legalmente Michele mio marito legalmente, perché mancava solo la parte legale, poi il resto già c'era, già da anni ormai.